disorientamento, paura, ma anche crescita personale e speranza. Cassandra Mogadiscio è il nuovissimo libro di Hijab Ashego e riesce ad unire come un filo rosso la sua storia individuale, la storia familiare, la storia collettiva con quello che è il dolore della diaspora. Questa è la storia del suo paese d'origine, la Somalia, che la protagonista, la scrittrice stessa, vede sgretolarsi davanti ai suoi occhi in maniera analoga a quanto avvenne a Cassandra con la sua città, Troia. È la storia raccontata a generazioni diverse di chi non ha una storia, o meglio di chi non ha delle fonti scritte attendibili su cui basarsi, ma solamente la memoria che deve essere tramandata di generazione in generazione. Avremo un compagno di viaggio, o meglio una compagna di viaggio, una parola. Questa parola è Girro. Rappresenta la vita che si regge tra un equilibrio precario, tra presente e morte, devastazione. Girro è il ritratto della malattia. È il ritratto dello sbriciolamento identitario, del dolore della diaspora familiare, del dolore dei retaggi di tipo coloniale che impediscono anche l'affermarsi di una lingua, come nel caso della nonna della protagonista, che non riesce ad esprimersi né in italiano né nella lingua del suo paese. La biblioteca di Santa Marinella per il progetto Libere, lo sguardo delle scrittrici sul mondo, è lieta di invitarvi qui. Venerdì 10 marzo alle ore 17, in cui l'autrice Hijab Ashego presenterà il suo libro Cassandra Mogadiscio. Vi aspettiamo!